una nuova edizione del TG di Cron TV. Treni anche questa mattina, forti ritardi per Guasti, pendolari cremonesi e istituzioni furibondi con RFI. Mauro Faversani. Con le ferrovie ormai si può scegliere o il viaggio adventure come quello sulla linea Cremona-Treviglio, dove l'ennesima tragedia per un giunto guasto è stata scampata solo grazie alla prontezza del macchinista, oppure il viaggio tourisme con velocità di crociera per ammirare le campagne padane. Non resta che l'ironia per scongiurare ben più gravi ma comprensibili intemperanze da parte dei pendolari che anche quest'oggi si sono visti beffati e mazziati con i soliti improponibili ritardi. Ad esempio il Cremona-Brescia alle 7:24 partito con 50 minuti di ritardo, o il 2647 da Milano-Mantova che ha accumulato oltre un'ora di ritardo, oppure la mezz'ora accumulata dai pendolari cremonesi saliti sul treno 2648 diretto a Milano Centrale. Tutto per non meglio precisati i problemi sulla linea, spiegazione onnicomprensiva con cui ormai le ferrovie giustificano tutto e niente. Pare si tratti ancora di guasti agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria, uno nella stazione di Cremona e un altro nella stazione di Tavazzano, guasti che hanno mandato in l'intero traffico. Pendolari e istituzioni attribuiscono ormai esplicitamente la responsabilità di tutto questo alle ferrovie e non si accontentano più delle solite vaghe spiegazioni. I 10 sindaci dell'asta Cremona-Treviglio-Milano, dopo lo scampato pericolo dei giorni scorsi, hanno inviato una lettera di fuoco a Trenord, RFI e alla Regione per i rischi cui i viaggiatori, oltretutto paganti, vengono quotidianamente esposti. I problemi sulle infrastrutture, spiegano, dipendono da RFI, quindi da Ferrovie dello Stato, ergo dal governo, inefficiente nel gestire e garantire le condizioni di rete. Non investire significa in questo caso non tutelare i cittadini e questo è letteralmente inaccettabile, come ha evidenziato l'assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi. Tre interventi dei vigili del fuoco a Cremone nei comuni di Cintura tra allagamenti, piante cadute e pali pericolanti. Questo è il bilancio di circa 2 ore di pioggia torrenziale che hanno colpito il territorio cremonese nel pomeriggio di ieri. La situazione più critica si è verificata in tangenziale tra Via Ridano e Via Monviso, dove il traffico è rimasto bloccato intorno alle 17 a causa dell'allagamento del sottopasso ferroviario. Cremona falsa promotrice finanziaria a giudizio, il servizio. A giudizio senza passare dall'udienza preliminare, così è stato deciso per l'imputata di truffa Luigia Luisa Sanseverino, 62 anni cremonese, promotrice finanziaria. L'accusa è di aver carpito la fiducia di due coppie di clienti, un passato alla Cassa di Risparmio di Parma in Piacenza, da cui si era licenziata per avviare l'attività di promotrice finanziaria. La donna aveva poi conosciuto due delle presunte vittime, madre e figlio, che erano diventati i suoi clienti e avevano cominciato su sua indicazione a fare investimenti. Secondo l'accusa, la Sanseverino ne avrebbe carpito la fiducia facendo loro credere, anche mediante la redazione di ingannevoli fogli riassuntivi, di essere in possesso di certificati non meglio specificati del Banco Popolare per rispettivi 113.000 euro e 25.000 euro, in realtà inesistenti. Madre e figlio avevano iniziato ad investire cifre che si aggiravano sui 70.000 euro e ogni volta la promotrice li avrebbe rassicurati sui loro ottimi guadagni, spingendoli ad investire ulteriori risparmi. Un controllo effettuato via internet e da lì la prima scoperta che di guadagni invece non ci fosse neppure l'ombra. 113.000 euro di interessi volatilizzati, ma ancora più pesante sarebbe la situazione dell'altra coppia presunta vittima dell'imputata, che oltre agli interessi promessi ha perso anche quasi tutti i 200.000 euro di capitale investito. I due, un barbiere e un'operaia oggi in pensione, già suoi clienti ai tempi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, avevano continuato ad investire con lei. Ai clienti l'imputata avrebbe garantito l'ottimo andamento finanziario dei loro investimenti, facendo credere, anche redigendo ingannevoli fogli riassuntivi, di essere in possesso di un patrimonio di somme investite per 450.914 euro, mentre in realtà il patrimonio effettivo ammontava a 41.709,21 euro. Il processo inizierà il prossimo 13 dicembre. Incidente ferroviario questa mattina intorno alle 9 sulla linea da Ponte Canavese a Rivarolo Canavese. Un convoglio diretto alla stazione di Valperga in arrivo da Ponte ha centrato una Lancia Libra che si trovava sui binari al passaggio a livello di strada Borrelli. La dinamica è al momento in fase di accertamento. Ferito il conducente della vettura, rimasto incastrato all'interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. La circolazione sulla linea è rimasta bloccata. L'automobilista ferito è un 63enne residente a Valperga in provincia di Torino. Cosciente, è stato trasportato all'ospedale CTO di Torino.
ha attraccato al molo San Cataldo del porto di Taranto la nave Ocean Viking di SOS Mediterranei, Medici Senza Frontiere, per lo sbarco dei 176 migranti soccorsi l'altro ieri in due distinte operazioni ad una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne, di cui 4 incinte, e 33 minori, di cui 23 non accompagnati. La Prefettura di Taranto ha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi. Sono 637 i terroristi neutralizzati, cioè uccisi, feriti o catturati dall'inizio dell'operazione militare della Turchia nel nord-est della Siria, lo sostiene il Ministero della Difesa di Ankara, aggiornando la cifra precedente di 611 diffusa ieri sera. Il presidente Erdogan ha precisato nelle scorse ore che almeno 556 di questi combattenti sono stati uccisi. Le notizie non sono verificabili in modo indipendente sul terreno. La polizia locale catalana ha arrestato 30 persone per gli scontri registrati stanotte nelle diverse proteste contro la sentenza del processo ai leader separatisti, lo riferisce l'agenzia EFE. Sono stati particolarmente duri gli scontri tra i manifestanti e la polizia dei Mossos de Squadra a Barcellona, il cui centro è diventato il teatro di una vera e propria battaglia con barricate e incendi. L'Italia ha battuto il Liechtenstein 5-0 in una partita dell'ottava giornata delle qualificazioni Euro 2020 con il successo a Vaduz. Sono 9 le vittorie consecutive degli azzurri con Roberto Mancini, commissario tecnico, che ha eguagliato il record che apparteneva a Vittorio Pozzo, il leggendario CT che trascinò gli azzurri al titolo mondiale del 34 e del 38. Tennis, Andreas Seppi si è qualificato al secondo turno del torneo di Mosca VTB Kremlin Cup, battendo in rimonta il cileno Christian Garin con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6. Il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale, vincitore di questo torneo nell'edizione 2012 e 3 volte semifinalista, si giocherà un posto nei quarti con lo spagnolo Roberto Carbajes Baena, numero 80 ATP. Questa per noi era l'ultima notizia, ma il TG torna come sempre domani alle 13:30. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.